Il sogno, ce ne hai parlato in tempi non sospetti, ci hai creduto e ci siamo arrivati a questo sogno. Il sogno però è vincerlo, quindi adesso non ci accontentiamo. È chiaro che questo momento è giusto festeggiare, essere contenti, perché anche oggi abbiamo giocato una partita di cuore, una partita dove i ragazzi hanno lasciato veramente. È andato tutto in campo e abbiamo così, siamo molto contenti perché quello che abbiamo costruito nel percorso del girone di ritorno era finalizzato per avere queste soddisfazioni, però manca la cosa più importante. Siamo ben consapevoli che oggi era importante raggiungere la finale un passo alla volta, come abbiamo sempre detto, sempre fatto. Il passo oggi richiedeva questo, andare in finale e poi adesso vediamo, tanto siamo contenti di ritornare a giocare qua. Tra l'altro, Vai, vai. no, volevo dire, tra l'altro pronti via, hai perso anche Ferrari, quindi anche lì le cose si erano Sì, adesso complicate. l'idea era quella di sperare che non ci servisse e di riuscire a farlo riposare e adesso vediamo, speriamo per mercoledì che possa essere in una condizione migliore, già che oggi abbiamo passato il turno e siamo riusciti a tenerlo fermo. Non ha una cosa seria, però è un problema che generalmente ti tiene fermo 10 giorni. Quindi, avendolo avuto martedì, anche mercoledì probabilmente sarà una scelta forzata. Però adesso a questo punto in finale ci giochiamo tutto per tutto. Il ragazzo era disponibilissimo anche ad entrare in campo rischiando molto, però. Ho scelto così perché il nostro obiettivo sì è quello di andare in finale, però è di andare in finale e di vincerla. A questo proposito, purtroppo l'espulsione di Goremic è Sì. golosa, Adesso anche perché poi c'è l'infortunio di Sandon soprattutto. Sandò, vediamo domani come sarà. Sappiamo e sapevamo che quando arrivi alla fine dopo tante partite poi devi aver bisogno di tutti. Lo dicevo 15 giorni fa a quei ragazzi che si stavano allenando in 7-8 che avrebbero potuto diventare importanti e magari protagonisti nella finale, non a caso adesso lo diventeranno. Già oggi Fantoni è entrato per 5-10 minuti, però ci sarà bisogno veramente, veramente di tutti. E intanto poi speriamo che Sandò non abbia un infortunio serio, ma sia solamente un affaticamento. Mister, due gol, uno più bello dell'altro, voglio dire, due gol splendidi tutti e due. Sì, il primo è stata così, una giocata di Matteo che con la sua grande qualità ha fatto un gran gol. Il secondo siamo stati sul campo ieri 15 minuti tra discutere, facciamo così, no, forse è meglio questo, forse è meglio quest'altra e per fortuna abbiamo detto facciamo quello che avevamo fatto a inizio stagione contro la Giana e stavolta invece di prendere contropiede abbiamo fatto gol. Anche le parate di Confinti sono Sì, state ci vuole tutto, un pizzico di fortuna e la bravura del portiere, ma d'altra parte abbiamo giocato contro una squadra, avete visto, una squadra forte, anche quando cambia, giocatori importanti. E se siamo riusciti a venire fuori da questa partita vincenti è perché abbiamo costruito un gruppo veramente solido e la forza della nostra gente, del nostro pubblico che ci sostiene è chiaro che ci fa dare anche quell'energia e quel qualcosa in più che in questo momento magari ti porterebbe a risparmiare o non fare, perché in questo momento veramente i ragazzi stanno dando tantissimo. E con grande impegno, sacrificio e anche sofferenza, però questo pubblico ci spinge a fare qualcosa di importante, lo vogliamo fare. cosa servirà in questa finale contro il Carrarese? Quello che abbiamo visto fino adesso. Grande attenzione, determinazione e servirà il gruppo come abbiamo fatto fino adesso. Comunque a forza un po' del gruppo, io per esempio ho visto su Proia per fare un po' che veniva da infortunio, che non si sapeva se poteva giocare, eccetera, e ha dato tutto quello che poteva dare Sì, in campo. sapevamo che anche lui arrivava da un paio di mesi,
di stop, l'avevamo fatto giocare ad Alessandria, si era rifermato, adesso 10 giorni che si allena con la squadra, però sappiamo che da lui lui ci può garantire grande dinamismo, grande corsa, e quindi dobbiamo ragionare anche nel centellinare un po' le forze e avere in campo giocatori che in questo momento possono darci tanto. Lui è uno che dal punto di vista del rendimento non si è mai tirato indietro. Recuperi Tronchin? Vediamo, io credo per mercoledì, non lo so, però faremo tutto per domenica. È riuscito a parlare con un gol, mi spiego capire un po' la dinamica dell'espulsione. Tanto no, ho parlato con l'arbitro, col quarto uomo, mi dice che ha avuto un gesto di reazione sul quando è andato a prendere la palla nella rete, sono andati addosso 3-4 dell'Avellino e ha avuto un gesto di reazione, poi non ho visto l'immagine, con lui non ho parlato, visto che era molto dispiaciuto perché troppo è così. Però poi all'interno di una partita anche corretta, sì, cioè, è chiaro che c'è della battaglia dentro, ci si gioca tanto, però poi grandi scorrettezze non mi sono sembrate. Alla fine una serie di abbracci anche con tutto il tuo staff e un tuo abbraccio con Freddy Greco. Sì, piangeva. Quindi piangeva, vero? E lui ci sta dando tanto, era uno che è stato un po' penalizzato, un po' per il modulo, un po' per le scelte mie, e pur sapendo, so benissimo la sua grande qualità, adesso abbiamo scoperto che può fare anche il mediano, per cui va bene così. Allora Matteo, ce l'abbiamo fatta il Vicenza in finale con un altro tuo Eurogol. Sì dai, ce l'abbiamo fatta, il tempo non passava più. Non ho mai sofferto così tanto, è stata un'emozione incredibile, però non è finita, mancano ancora due partite, quindi dobbiamo arrivare al meglio già subito mercoledì per poi realizzare questo sogno. E l'hanno già fatto rivedere? Dico la verità, non l'ho rivisto. Sai cosa hai fatto? La notte me lo riguardo, tanto non dormo, quindi farò fatica a dormire dopo le partite, quindi appena arrivo a casa me lo guardo. Sai cosa hai fatto lì? Sì. È stato un bel gol, dai. Molto. Quindi fa ancora più piacere questo, però penso che aver raggiunto la finale sia il frutto di un lavoro, di un grande lavoro che abbiamo fatto da ormai sono 4-5 mesi a questa parte, ce lo meritiamo, abbiamo giocato contro una squadra forte che comunque ci ha anche messo in difficoltà, come ormai che sia, però dai, adesso c'è da festeggiare queste due ore qua e due domani, bisogna già preparare la partita di mercoledì. Cosa vi ha fatto superare la stanchezza e quindi appunto la chiave di volta per vincere questa partita? Quando giochi determinate partite vai oltre la stanchezza anche. Poi c'è anche da dire, abbiamo giocato in casa davanti ai nostri tifosi che ci hanno dato un aiuto incredibile. E quindi la stanchezza è normale che si sente meno, anzi, forse non si sente proprio. Quindi adesso recuperiamo le energie e ripartiamo subito. Sei di Carrarese? Carrarese in finale, quindi è una squadra forte. Sicuramente sarà una partita difficile come tutte quelle che abbiamo fatto, perché secondo me abbiamo in questi playoff abbiamo incontrato dal Taranto al Padova all'Avellino le squadre più forti per quanto mi riguarda. La Carrarese è una squadra forte, è arrivata a miglior terza e ha fatto molto bene nel campionato, adesso nei playoff ha vinto contro il Benevento, che è una signor squadra, quindi sicuramente sarà dura, però ormai siamo qua e quindi la giocheremo al massimo, ecco. Quando sei andato via da Vercelli, per te la scommessa di Vicenza significava venire a vivere periodi come questo e ad affrontare. Certo, io sono venuto qua per vincere. Una piazza come questa è giusto che vinca e sia in altre categorie. Poi non diciamo niente, fermiamoci qua. Perché ti sei abituato anche a cercare delle dediche diverse per i gol? Questo ma ti dico, io c'ho la mia famiglia, quindi mi hanno portato bene. C'era papà? Sì. C'erano e vari di casa loro. Siccome adesso un po' di volte, da quando vengono segno spesso, quindi mercoledì. Sai che mercoledì devono tornare. Mercoledì devono già avvisati. Chiudo in casa, adesso non li faccio tornare. Tipo complimenti, siamo in finale. Sei consapevole che hai fatto una partita immensa? Ma tutti abbiamo fatto una partita immensa.
da chi ha giocato dall'inizio a chi è entrato, Fantoni è un ragazzo giovane, non ha giocato tanto quest'anno, è sempre stato sul pezzo. E... beh, niente, sono contentissimo, però manca l'ultimo scalino. Il mister ha detto che l'avete provato a un quarto d'ora lo schema sul calcio d'angolo prima di decidere di fare quello lì. Sì, perché inizialmente doveva arrivarmi Rasoterra, però non eravamo tanto convinti. Alla fine abbiamo optato per alzarla così, è andata bene, dai, per fortuna. Gol bellissimo. Sì, è stato un bel gol. E poi lo stadio così, tanta roba. Questo schema qua, mi era venuto in mente di farlo anche in un altro caso d'angolo nel suo tempo, perché ti ho visto... Ne avevo parlato con Ronnie perché volevamo farlo, però avevano detto che lo facevamo al primo da quel lato, perché arrivavo io e è andata bene. Però ci avevano usato tutto. Sì, sì, ci avevano usato, dai, però tanta roba. Questi gol è importante, è una partita importante davanti a un pubblico meraviglioso, tu che sei di queste zone, ho visto poi eri praticamente, no, orgoglioso del fatto che avessi segnato tu, lo speaker ha detto che varie volte il tuo nome è di più di quello che di solito dice, no? Quindi... Vabbè, ma perché segno poco? No, è importante, voglio dire, no? No, è bellissimo poi uscire qua, vedere i miei genitori orgogliosi, la mia famiglia, mia moglie, i bambini, i miei amici che mi scrivono, è bello, però non abbiamo fatto niente. Dal tuo punto di vista, il Vicenza in cosa è stato superiore all'Avellino nelle due partite? Nella partita di andata siamo stati fortunati, quello è poco ma sicuro, però era la terza partita in sei giorni, si è fatto sentire un po' la stanchezza, ci siamo abbassati un po' troppo e loro quando te li porti a giocare dentro la tua area di rigore tutto, c'è individualità importanti che ti possono mettere in difficoltà. Il mister è stato bravissimo col suo staff a prepararla, andare a prenderli alti perché giocavamo in casa nostra e penso che è stata tutta un'altra partita stasera. Di quanti chilometri hai fatto in questa partita? Perché tra l'altro parlavamo prima anche dell'azione che ti ha vista, azione personale, cui sei andato anche a concludere, hai tagliato dentro e poi sei andato alla conclusione. Quanti chilometri hai fatto in questa partita? Non lo so, devi chiederlo a Ale Dal Monte, lui che ha il GPS. Non lo so, però dai, tutti quanti abbiamo corso, abbiamo buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo stasera. L'ultimo scalino mercoledì si replica. Senti, Carrarese, tra l'altro Carrarese e forse considerando l'onda emotiva è un vantaggio stavolta giocare la prima in casa paradossalmente, sì, da un certo punto di vista. Non lo so, sono partite che come oggi vedi gli episodi la possono risolvere. Matte si è inventato il gol, abbiamo fatto gol su palla inattiva, Conf ha fatto un paio di parate che ci ha salvato, poi il rosso per noi, il rosso per loro. Difficilmente vedi delle belle partite arrivate a questo punto, sono tutte partite che si risolvono su episodi e siamo stati bravi a portarli dalla nostra parte, anche la fortuna, perché io sono sicuro che a inizio dell'anno la partita da Avellino la perdevi magari 3-0, quindi la forza di un gruppo che va oltre tutto, rimane compatto e tutto quanto, e è un gruppo straordinario questo. Fisicamente come state adesso? Ma bene, dai, domani mattina andiamo a fare la crio a casa del press e quindi recuperiamo. Senti, tu l'hai con l'esperienza dell'anno scorso. Non ci voglio parlare. No. Parliamo. Ma intendevo che cosa ti dà quell'esperienza? Più forza, più cattiveria, più rabbia, più... Rabbia sicuro, perché... c'ho qualcosa da prendermi che è lì, che mi è stato tolto. Poi quest'anno avrebbe un sapore particolare, però pensiamo partita dopo partita. Partita, ne mancano due, quindi pensiamo a queste due partite. A proposito di gruppo, mancherà purtroppo il capitano, no? Vi ha detto qualcosa, quanto bronca? Io penso che gli arbitri ogni tanto devono mettersi la mano sulla coscienza, perché è stato spinto da tre giocatori loro e magari non lo so cosa è successo e tutto quanto, ho visto un fallo di reazione e gli ha dato il rosso. Però anche se non sarà in campo con noi all'interno dello spogliatoio è fondamentale per noi gol. Gli ha detto qualcosa a fine partita?
No, l'ho insultato un attimo, però poi basta, perché è cattivo, se no mi mena dopo. Diventeranno fondamentali anche i giovani di queste squadre nella doppia sfida contro il Carrarese? Ma penso che tutti quanti sono fondamentali all'interno di questo gruppo. L'abbiamo visto durante il campionato, l'esempio ad Alessandri, l'ultima partita, è entrato Busato e ha fatto gol. Fantoni, quando è stato chiamato in considerazione, anche stasera è stato chiamato, e non è facile entrare in una partita del genere. Ha risposto presente, ma perché si allenano bene tutte le settimane, sono sempre sul pezzo, e poi questi sono i risultati.